Questo è il mio kit da scavo, ve lo faccio vedere, magari qualcuno è interessato anche alla mia configurazione, poi ognuno si sceglie la propria, però vi faccio vedere nel dettaglio queste cose. Vabbè, allora, abbiamo questa bellissima... Questa è una borsa da lavoro, no? Borsa porta utensili della Stanley. Abbiamo una tasca grande, una tasca più piccola. Chiude qui. Poi abbiamo il porta pin pointer. Devo semplicemente fargli una piccola cucitura in modo da tenerlo leggermente più stretto, perché questo pinpointer va un po' giù. Quindi devo fargli giusto due cuciture qua. E poi c'è il coltello. Questo me l'ha regalato la Dottor Otec insieme al metal. È molto valido. Bellissimo coltello. Si trova anche da solo, eh. Vi lascio il link, lo trovate su Amazon, è molto venduto ed è molto valido. Molto valido, sì. Qui sono inch e qua centimetri, cioè millimetri. Sono qui 6 inch, sono 15 centimetri. Allora, ecco, 5 inch sono 12 centimetri e mezzo. Ecco, perché un inch vale 2,54, il valore dell'inch inglese, no? La misura un inch sono 2,54 come unità. Ecco, beh, bel coltello, sì. È un bel regalo, molto apprezzato, mamma mia. Sì, lo sto già usando da un po' e ti risolvi un sacco di problemi con questo. Oh sì. Poi, vabbè, una bella cinturona, bella spessa, e tu qui hai già tutto il necessario per fare un po' di metal detector, no? Ma ti serve giusto se vuoi una pala e poi il metal detector. Di metal detector ce ne sono tanti, quindi bisogna scegliere proprio quello che uno decide, cioè quello che uno gli piace, a seconda anche delle esigenze e delle possibilità. Comunque, un metal detector come minimo deve avere un'ottima discriminazione. Magari è consigliabile anche qualcosa con batteria già ricaricabile inclusa, no? Al litio, che ne so, in modo che attacchi solo una spina e lui si ricarica la sera senza smontare tutto. E ce ne sono tanti anche di. Ce ne sono tanti anche di metal detector, quindi il mio consiglio è di non fermarvi al primo che vedete, ma di seguire soprattutto le recensioni, ma tenendo presente che le recensioni ovviamente vanno guardate e valutate con la pinza, perché molte sono recensioni anche, si sa, no? Un po' così, un po' farlocche, perché magari sono compiacenti con l'azienda, e quindi ecco, quindi valutate le recensioni sul numero, ma soprattutto andate a vedere le più negative, soprattutto di solitamente le più negative sono quelle che fanno emergere magari difetti o comunque criticità di un prodotto che magari le recensioni più in alte 5 stelle non vi fanno vedere, ecco, quindi ok, tutto qui. Poi
E poi buon hobby, buon divertimento. Adesso io faccio una prova qui in mezzo, vediamo cosa c'è. Beh, il video finisce qua, ci vediamo prossimamente. Era solo per farvi vedere questo piccolo kit che è molto comodo. Beh, qui ci stanno un po' di... Qui proprio puoi mettere un po' di rumenta che trovi, vedi? Un po' di rumenta. E qui se vuoi puoi metterti... qualcosetta un po' di interessante, lo metti qua, qualche monetina, qualcosa, magari ti fai un piccolo contenitore e lo metti qua. Il coltello ci sta perfetto, che c'è questa tasca ancora qua sopra. Ecco, voilà. Ragazzi, ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti.